Ciao bellissimi, sono Grax, bentornati su Slash Royale. Bene sì, ancora in corso, entrate con i vostri account perché ci stanno i biglietti della lotteria, potete pagare le carte a metà prezzo, tutto quello che vi ho detto nel video di ieri lo trovate nelle schede. Oggi, come promesso, siamo qui per testare la nuova sfida Barbaro Metallaro. C'ho paura, non so solamente come funziona, vi chiedo solamente in cambio 5.000 like gratis, iscrivetevi e campanella gratis per rimanere aggiornati su tutto. Grax è qui per portarvi tutta la roba in tempo reale. Ho anche una mezza intenzione di riportare Marvel Snap. Fatemi sapere. Codice Grax alla fine dello shop se shoppate il pass a prezzo pieno, oppure sul Supercell Store trovate il link in descrizione per gli sconti al 10% su tutto quello che riguarda i giochi Supercell. Anche lì c'è sta il codice Grax. Vi mando un bacione gigante se mi supportate. Prima di partire però, ho chiesto alla Supercell quel discorso che in molti mi state chiedendo, cioè le carte di livello 14 generano Jolly Elite e fino a qui ci stiamo. Ma se ho una carta livello 13 full maxata di pila di carte, come in questo caso, se la trovo mi genera Jolly Elite comunque, perché viene considerata livello 14 full maxata, oppure mi genera l'oro, come magari il discorso dei jolly rari che prima bisogna maxare tutta la collezione e poi si possono convertire in Jolly Elite. Probabilmente prima bisogna maxare la carta e poi si può convertire in Jolly Elite. Non mi hanno risposto, appena so qualcosa ve lo dirò, quindi seguite il channel. Dicevo, prima di andare a giocare la sfida voglio andare a vedere il teaser che ieri ci siamo dimenticati di vedere insieme su questo evento dal 5 al 18 con tutto quanto scontato Slash Royale boni, perché c'è questo barbaro sul palco e poi ci vengono presentate due carte col punto interrogativo che tra l'altro ridanno un po' a quelle che sono potenziate. Andiamo avanti, ci sono i super barbari, li vedete, sono 5. Altra cosa che non avevo notato alla reazione dei super scheletrini, gli scheletrini partono come 4 invece che 3, in origine erano 4, non so se vi ricordate, poi sono stati nerfati, poi ribaffati, poi rinerfati, sono 4 e poi fanno la moltiplicazione nel corpo alla Naruto. Ed infine ragazzi, io non so che tipo di bomba parte incredibile da questa truppa che io credo a questo punto sia la pirotecnica. Me viene da pensare una roba del genere. Tornando in game, andiamo al volo nella collezione delle carte e ve le faccio vedere. Poi arriveranno i video sui potenziamenti Slash Royale, ci abbiamo tempo, non vi preoccupate. Gigante Royale, credo che oramai sia ufficiale. Pirotecnica, scheletrini e barbari, due carte l'abbiamo già viste. Seguite il canale perché magari usciranno altri sneak peek sui gameplay. Un'altra cosa che mi viene da pensare, dato che le stagioni sono mensili e per questa stagione ci sono queste quattro carte, non è che la Supercell ha intenzione di droppare ogni stagione nuove supercarte, così da avere tipo ogni settimana nuove supercarte da analizzare, inserire nei deck? Perché è impossibile che si focalizzino su quattro carte e basta. Cioè, come fai? Io ho gli scheletrini del deck, sono contento. Ma chi ha il deck gigante Royale e pirotecnica ha un vantaggio incredibile rispetto a tutti gli altri. Mi viene da pensare una roba del genere. Oppure ne droppino molte di più, ma ne hanno presentate solo 4. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ragazzi, Barbaro Metallaro, c'è sta sto signore fantastico. Chissà magari se sarà una nuova carta, non ne ho idea. All'interno dell'arena il mazzo, io provo il 2.6, mi butto, vediamo che succede. L'arena è clamorosa. Eccolo lì, ci sta il palchetto. Che cosa fa? Ma la musica che cos'è? Fermi, ve la devo alzare. Ma giocare. No, vabbè raga, ve prego, la musichetta è quella lì che è presente nei teaser shorts di Clash Royale delle supercarte. Lui potenzia a caso. Quindi forse è meglio mettere i tank, ragazzi. Fa diventare le carte supercarte, preparatevi. Ma io tipo non posso far camminare le carte perché ci state mezzo un tappo. Sono comunque incredulo dinanzi alla musica che è bellissima, l'adoro totalmente. Lui non si può colpire, ma io non so solamente come vincerla. Devi tornare a sinistra, ce la possiamo giocare, calmi. Datemi anche un consiglio sul deck, perché in realtà tutti sono buoni in quanto tutti vengono potenziati in base ai vari casi. Voglio questa musichetta
La devo mettere per forza sulla playlist di Spotify. La amo letteralmente. Dai, Igor Medal. Tra l'altro, cercavo dei compagni per andare al Knockout Festival che sta a Bologna. Non mi accompagna nessuno perché i miei amici sono tutti: no, a me non piacciono quei gruppi, io ci voglio andare, mi serve qualcuno che mi accompagna. Soprattutto non so se ci sono ancora i biglietti. Cavolo, quella mongolfiera infuriata la vedo molto difficile. A me piacciono tantissimo gli Slipknot, vorrei ascoltarli dal vivo, però mi serve la compagnia, ragazzi. Andarci un po' da solo, diciamo che sono tipo che fa le cose matte, però andarci da solo mi sembra il caso. Vado col domatore infuriato, dai, è sotto, bello medallare il domatore, ma tira un'altra hit, 88 su quella torre. Panico totale questa sfida. Adesso riabbasso pure l'audio perché sennò vi faccio diventare ragazzi stupidi. Questo lo butto sulla destra. Mettere il tank infuriato può fare la differenza. Magari proprio le golem potrebbe essere un deck buono. Lo testiamo subito dopo. Messo il domatore secondo me non è la cosa migliore del mondo. Però vi devo dire che tirando una fireball lì ho la possibilità di valorizzare il mio moschettiere che toglie il pennudo. Gli ho spento praticamente tutto. Tra l'altro non so se mi sentite. Lui ha il cerbottaniere, sto recuperando. Vado con il log. Dai, è barbaro medallaro, dammi una mano. Il Grax ai tempi si era pure fatto allungare i capelli per fare l'head shaking, come si dice. Però regà, mi sono rimasti 4 capelli, quindi non posso shakerare la testa. Al massimo, non lo so, shakerò, non ne ho idea. Domatore, dai che prendiamo la torre. Congelamento infuriato, spacca tutto. Un'altra hit. C'ero quasi, moschettiere infuriato. Allora, il 2.6 funziona perché mettiamo tante carte al ponte. Se vedono gli alberelli neri sotto, almeno potevano gestire meglio l'arena. Non fare il PNG e metterlo lì di socio. Dopo tutto sto delirio, voglio provare pure le golem, che secondo me può workare. Quindi se vado a copiare il deck, però questo era quello modificato, ce l'ho quello clean, sì, eccolo qua. Lo copio. Certo, potrei in realtà andare a evitare di mettere la furia. Tornado, eccola, ci proviamo. Magari quando stiamo lì al ponte ci busta tutti, facciamo il delirio, si riparte. Voglio 3 corone e al momento mi è sembrato di vedere che gli eventi non danno ancora quello che riguarda. Attenti che è tutto bustato, ferma tutto, Krakes cambia giustamente lane. Diciamo che partiamo non benissimo, rischio di perdere addirittura, viene pure infuriato, calmi regà perché qui rischio veramente di prendere le 3 corone. Porca paletta, strattonalo Krax, strattonalo, siamo infuriati, andiamo sulla parte di sinistra. Stavo dicendo, non vediamo ancora le corone per quanto riguarda il pass da parte degli eventi, ma chissà, in futuro probabilmente arriverà. Spero di sì, guardate che botte di infuriata che arrivano. E la curatrice cura praticamente tutto. Se riesco a fare 3 corone così, ve lo dico. Eventuali, certo, quei barbari scelti infuriati possono fare la differenza. Buona quella congelamento, buono il mio barbaro scelto che toglie tutto. Danni importanti. Ci può stare, comunque il discorso degli eventi probabilmente arriverà con il prossimo aggiornamento. L'oro per 3 arriverà con il prossimo aggiornamento. Rimanete sintonizzati. Grax vi dice tutto quello che c'è da sapere, il funzionamento e così via. Non vi dovete preoccupare, golem di Sir che metto davanti per tankare. Qui si va instant a zappare quel signore perché sennò mi dà problemi. Cambia lei in occhio la congelamento perché è pure infuriato. Devo cercare di strattonarlo in the mid, se no prendo troppi damage. Ha difeso bene, ma ha fatto pure male. Guardate quel moschettiere, ma rimane infuriato? Cioè, scusate, rimane infuriato? Ah no, non rimane infuriato. Occhio perché quello fa malissimo, non vorrei. Ho perso, ragazzi. A Gepers me ne so passato, non riesco a curare la torre. 2 di vita. Non so come fare, provo a mettere lui. Sicuramente ce l'ha la spell. Me ne so passato, devo giocare meglio. Però attenzione perché stiamo andando verso la torre. Infuriato, arriva il log. Se invece di andare a destra fossi andato sul centro sarebbe stato molto meglio. Però è la prima. Per quanto riguarda le golem sono un pollastro. Continua a darci i gettoni, molto bene. A noi ci servono per prendere sicuramente i jolly leggendari in priorità. E poi tutto quanto il resto. Riproviamo, questa sfida durerà una settimana. E attenzione perché poi ci sarà pure l'evento probabilmente con... Non mi sono accorto ragazzi di una cosa.
me ne sono accorto solo adesso e mo ve lo dico. Stavo dicendo, poi ci sarà l'evento quello del fine settimana con sicuramente i gettoncini da prendere per andare avanti nel negozio stagionale. Ma vedete il fiume? Il fiume è fatto di elisir nero e non a caso praticamente va a potenziare le carte. Quindi è quasi fatto il discorso, cioè è confermato l'elisir nero, credo potenzierà le carte. Rimanete super mega sintonizzati. Vai con il boost, barbari scelti sotto torre infuriati. Ci abbiamo il golemino dell'Isir. Dagli con quelle spadate, dagli un sacco di botte. Arriva la zappata, grossa spell per quanto riguarda lui. Spell, grossa truppetta per quanto riguarda lui. Buone quelle frecce. Può anche infuriare le strutture il super barbaro. Ma sentite la musica, è troppo bello. Adesso facciamo un super trenino sulla destra. Attenzione, riesco. È infuriato, raga. Devo cercare di tenerlo lontano. Me l'ha spostato pure lui. Mi va ad infuriare. Probabilmente perdo la torre e ho buttato le golem infuriato sulla parte destra. O provo a buttare barbari scelti che magari l'infuria e faccio il delirio. Però ho infuriato la pirotecnia, quindi diventa una super truppa, anche se non è una super truppa in questo momento. Ci tiro le frecce. Barbaro scelto di tirare almeno una hit da infuriato. Gli ho fatto male, sono in vantaggio. Devo calibrare bene push, non gioco le golem da una vita. Infatti era meglio difendere il gigante elettrico e barbari scelti, magari pure infuriati. Sono stato un po' lastro. Ma ora che andiamo in per due è il momento di farci sentire. Ma invece di pushare io vado in difesa. Vado con spiritello della cura. Quello sicuramente sarà infuriato. Il draghetto zap ci metterà del suo. Lì si infuria, godiamo, vai. Tirerò delle frecce without problemi. Grossa difesa del Grax. Questa volta abbiamo spento tutto quello che riguardava il suo push. Lo zappino frizza. Hit da parte del barbaro scelto. Quasi un'altra hit. Adesso siamo pronti per partire perché lui è in deficit. Mi sembrava in deficit di elisir, però io posso caricare bello pesante. Metto il drago elettrico, drago infernale, occhio alla pyro. Sicuramente dovrò tirare le frecce e le tiro adesso. Forse potevo anche evitare, ma meglio pulire. Buona quella tornado, buoni barbari scelti. Te prego in furia, lì ci metto un altro golem. Cerco di andare sul cerbottaniere dolto. Barbaro scelto sotto torre 1 e 2 e ti devo dire 3. Bene ragazzi, finita la sfida giornaliera. Vi prego fissate sta arena perché fa schifo. L'elisir nero chissà come verrà utilizzato, se come risorsa per potenziare e far rimanere permanentemente la carta evoluta e quindi della sdoppia, oppure solo momentaneamente per averla tot giorni e poi dopo di ritorno normale. Non ne ho idea, le domande sono ancora tante, ma cercherò di darvi le risposte quando avremo le risposte. Like, iscrizione, campanella, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e codice Grax alla fine dello shop e sul Supercell Store se volete tutto quello che riguarda il mondo Supercell a sconto 10%, ma anche su Stumble Guys, ovunque, dove si può mettere il codice. Bacia Grax, ciao ciao.